Siamo con la professoressa Silvia Finzi. Allora, professoressa, quali sono, ci può spiegare brevemente quali sono le maggiori influenze che si riscontrano nel teatro di Tunisi per quanto riguarda l'architettura italiana? Il teatro in Tunisia, è stato essenzialmente portato dagli italiani, quindi l'influenza è enorme, anche se poi oggi si parlerà in particolare di un teatro che è il Teatro Municipale di Tunisi, che è un prodotto della colonizzazione francese e che è stato fatto da un francese, però le stuccature, gli affreschi, che oggi non esistono più, erano tutte state fatte da italiani, perché era delle collettività straniere, diciamo, era quella più numerosa e quindi ha avuto un impatto enorme sull'architettura in genere tunisina. E anche, ed in particolare in quella sui teatri. Com'è oggi il Teatro Municipale di Tunisi? Molto interessante perché è stato, come dire, restaurato e quindi, così come tutto il viale sul quale sorge questo teatro municipale. E quindi questa riabilitazione della strada ha avuto un impatto di recupero, diciamo, dell'ipercentro di Tunisi che per decenni era stato un po' abbandonato. E la cosa interessante è che per esempio la rivoluzione tunisina è proprio partita da lì, quindi proprio c'è stata questa riappropriazione di un viale che è nato come viale dell'impronta coloniale, ma che i tunisini sono riusciti a riappropriarsi.